Ciao raga, oggi non facciamo un'escursione vera e propria, ma facciamo proprio giusto due passi nel bosco perché voglio portarvi in un posto molto carino e presentarvi un prodotto davvero eccezionale per tutti quelli che come noi sono appassionati di outdoor, trekking. Quindi andiamo a vedere. Vi ho portato in questo bellissimo posto qua in mezzo alla natura. Siamo ad ottobre, fine ottobre, siamo qua in pantaloncini, maglietta, veramente una stagione incredibile quest'anno, non ho parole. Dicevo, vi ho portato qui perché voglio presentarvi un prodotto davvero interessante per tutti noi che amiamo l'outdoor, il trekking, gli hiking e a volte ci troviamo, soprattutto per questi percorsi molto lunghi, in difficoltà nel trasportare cose molto pesanti. Quindi stiamo cercando un po' tutti di entrare un po' nell'ambito dell'ultralight e questo prodotto ci viene un po' incontro. Qual è la cosa che bene o male ci porta molto molto peso? È l'acqua. A volte ci portiamo dietro tantissima acqua perché abbiamo paura che non riusciamo a trovare dell'acqua pulita per bere, per cucinare, quando in realtà la natura è piena di corsi d'acqua, di cascatelle, di pozze, di laghetti che potrebbero fare il caso nostro. Il problema è che, ahimè, i laghetti, ci sono i pesci, nei corsi d'acqua ci possono essere comunque sedimenti, microplastiche, batteri, cose che comunque non, diciamo, non rendono l'acqua potabile. Viene in nostro aiuto appunto questo oggetto qua, il Mini Water Filtration System della Sawyer. In cosa consiste? Adesso andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Facciamo un unboxing in mezzo alla natura. Allora, troviamo una sacchetta per raccogliere l'acqua morbida con il suo tappo, quindi possiamo utilizzarla anche come borraccia. Tra l'altro ha lo stesso filetto di una bottiglia d'acqua minerale. Poi troviamo una cannuccia, troviamo una siringona che ci servirà per la pulizia del filtro e troviamo il filtro stesso. Eccolo qua, questo è il filtro Mini Sawyer. Il mio l'ho comprato in questa colorazione un po' wild, richiamava un po' il mondo del bushcraft che adesso va un po' di moda e quindi l'ho preso così, se no ci sono anche altri colori. In cosa consiste il filtro? All'interno di questo oggetto c'è una membrana con dei pori molto molto piccoli. Da una parte entra l'acqua sporca, verso in questo senso, indicato anche dalla freccia, e dall'altra parte noi possiamo tranquillamente bere l'acqua potabilizzata dal filtro. La particolarità di questo filtro è questa, me la sono segnata perché è veramente molto precisa. Allora, nessun foro della membrana è più grande di un decimo di micro, il che si traduce in elevata rimozione di batteri e protozoi. Rimuove il 99,999999,59% di batteri, salmonella, colera e escherichia coli, e il 99,9999% di protozoi, Cryptosporidium e Giardia, superando le raccomandazioni EPA per i tassi di rimozione. Questo filtro rimuove anche il 100% delle microplastiche, quindi anche tutti i sedimenti, sabbia, foglie, qualsiasi cosa ci sia all'interno
dell'acqua. Ci tengo a precisare, non sterilizza l'acqua, per cui eventuali, ma dico eventuali, virus portati da carcasse di animali morti o escrementi del bestiame che potrebbero contenere dei virus, purtroppo il filtro non li può eliminare. Io normalmente ho sempre bevuto l'acqua dei ruscelli, delle cascatelle e non mi è mai successo niente. Quello che ci può succedere al limite è un po' di cagotto. Ma adesso andiamo a vedere come funziona. Allora, come potete vedere, mi sono spostato e qui c'è questa piccola cascatella. Come si può vedere, ci sono foglie, ci sono delle muffe, dei muschi, delle alghette sulle pietre, e tutte queste cose possono entrare dentro nell'acqua quando noi beviamo l'acqua così all'aperto. Quindi il filtro ci aiuta a eliminare tutto questo. Ora vi faccio vedere come si fa. Allora, innanzitutto prendiamo la sacchetta per la raccolta dell'acqua, togliamo il tappo e andiamo a riempire la sacchetta di acqua raccogliendola direttamente dal ruscelletto. Ok, la sacchetta è quasi piena, adesso è solo per fare la dimostrazione. A questo punto andiamo a collegare il filtro alla sacchetta. Dalla parte del filetto lo colleghiamo alla sacchetta. Togliamo il tappo dalla parte opposta e, come potete vedere, schiacciando la sacchetta otteniamo dell'acqua che possiamo anche bere direttamente. Buona. Oppure tramite la cannuccia che c'è in dotazione possiamo infilarla nella parte inferiore di presa e possiamo direttamente bere l'acqua dal ruscelletto senza metterla dentro una bottiglia. Vi faccio vedere. Buonissima. Se per comodità non volete utilizzare la sacchetta in dotazione, potete prendere una semplicissima bottiglia d'acqua che ha lo stesso filetto e quindi potete premere da questa parte. A questo punto la raccomandazione è che il filtro magari lo mettiate al sole, di modo che si asciughi naturalmente, perché potrebbero crearsi delle muffe e ostruire poi i pori della membrana, quindi sempre meglio farlo asciugare. In ogni caso è bene fare anche un ciclo di pulizia e qui viene in aiuto la siringola che abbiamo visto. Eccola qua. Cosa succede? Si prende dell'acqua pulita, ovviamente, non questa qua, adesso io ve lo faccio lo stesso vedere, però sarebbe poi bene prendere dell'acqua pulita, si riempie, si mette a questo punto però al contrario, quindi andiamo nella parte dove l'acqua normalmente deve uscire, schiacciamo e praticamente la siringa pulisce il filtro e fa uscire tutte le impurità che abbiamo buttato dentro quando abbiamo filtrato l'acqua. Quindi filtro Sawyer, vi lascio in descrizione il link per l'acquisto, guardate bene tutte le caratteristiche, è veramente un prodotto interessante che vi potrà risparmiare tanta fatica e vi farà bere acqua pulita. Bene raga, spero che questo video vi sia piaciuto, a questo punto vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao! We'll be right back.